Oh, e adesso per introdurre il prossimo premio Alberto Sordi vorrei farvi vedere un frammento da un programma televisivo, Serata d'Onore del 1989. Sì? Sono Serafina da Treviso. Serafina da Treviso, dica. Pronto, Alberto? Sì, cara, Sì, dimmi. volevo sapere se Giuseppe Tirchio o Tio Manfredi. Come? Pronto, sei più avaro Tio Aspetta un Manfredi? momento, deve riflettere. Per piacere. Pronto, E mi Serafina da senti? Treviso ha detto sei più, no, Tirchio, più parsimonioso. E tu, Avaro. no. Alberto. Sì, è Passione, giusto, è tu vero. o Manfredi? Ah, no, io. Ecco, Alberto. Sì, dimmi, cara, dimmi. Perché non ti sei mai Perché loro hanno sposato? questo Perché non ti accento. sei mai sposato? E per Perché questa sei ragione. avaro. Il secondo premiato di questa sera della televisione è stato protagonista assoluto, maestro e oserei dire colosso. Ha insegnato a tutti la padronanza della scena nel contesto di una diretta televisiva e ha fatto davvero la storia della TV. Da Sette Voci a Fantastico, da Luna Park a Serata d'Onore, da Numero Uno a Papaveri e Papere, da Domenica In al Festival di Sanremo, di cui è recordman con 13 conduzioni e direzioni artistiche. Premio Alberto Sordi 2016 a Pippo Baudo! Buonasera, buonasera. Ciao Fabrizio. Ciao Fabrizio. Piacere, che onore, grande Pippo. Ai ai. A te il centro della scena. Il grande Alberto Sordi, ricevere un premio dedicato a lui, fatto per lui, fatto da lui, è un onore enorme. È nato il 15, è più giovane di me, io il 7. Esatto. Sì, perché Alberto è sempre giovane. Alberto è nei cuori di tutti gli italiani perché gli vogliamo bene. Io ho fatto tante cose con lui. Mi voleva. Io che venivo dal paese, pensate, partivo da un paese piccolissimo in provincia di Catania. Per me Sordi era un mito, ma conoscerò un giorno Alberto Sordi, l'ho conosciuto, non solo l'ho conosciuto, ma ho avuto l'onore di diventare amico suo. È un grande privilegio, una grande gioia, veramente. Amico, vi siete visti tante volte, al di là Amico proprio perché delle varie partecipazioni, sì, ci vero? frequentavamo sempre. Io andavo a trovarlo, lui mi invitava a pranzo. Mi invitava a pranzo e pagavo io. E poi lui aveva una tecnica particolare. Quando lo invitava a pranzo, alla fine, quando arrivava il codice, diceva: "Ma a te ti rimborserai, vero?" A me sembrava. Io dicevo: "Sì, in effetti è qui." Allora paga tu, paga tu, paga tu. No, favoloso. Poi è venuto a fare Serata d'Onore a Montecatini. Ha avuto un grande successo perché gli ho fatto uno scherzo. Lui amava cantare la lirica e diceva sempre: "Il mio ruolo è quello di sparafucile. Nel Rigoletto faccio sparafucile." Ho chiamato Renato Bruson, il baritono. Ho detto: "Senti, Renato, tu non farti vedere. A un certo momento vieni col pianista, con Nicolosi, e gli fai, diciamo, cantare Sparafucile." Ha stonato dalla prima nota all'ultima. E diceva sempre: "Ammazza quanto sbaglio, ammazza come sono stonato, ammazza come sono stonato." Perché era grandissimo, grandissimo. Grandissimo Io ho Alberto. fatto anche dei film con lui. Tu hai fatto ma prima di andare ai film, ma è vero che giravi con la suoneria della Sì. Marcia di Ce l'ho Esculapio? ancora, Ce l'hai ancora sul telefonino? sì, la marcia di medico della mutua, perché poi li frequentavo a casa, che lui aveva un'amicizia enorme con Piero Piccioni, si frequentavano tutte le sere, e ha detto bene prima, spesso le musiche le facevano prima addirittura del film, come fa Spielberg con Joe Williams, facevano le musiche prima, Fumo di Londra ai versi di Alberto Sordi, e poi c'è quella... Polvere di stelle, mando vai, sei la banana, non ce l'ha, che è un capolavoro, una cosa bellissima. Favoloso. Oh, allora, dicevi che hai partecipato anche ai suoi film, per Sì. esempio al Tassinaro. Sì. Tassinaro, eri proprio Pippo Baudo nel Tassinaro, Sì. Dopo Andreotti io. Pensa un po'. Se prima di commentarlo, vediamo questo pezzetto, un frammento dal Tassinaro. Per piacere, può accompagnarmi via Teulada? Ho fretta, eh?
Sei Pippo Paolo? Sì, sì. Noi siamo suoi grandi ammiratori. Grazie. Io, mio figlio, mia moglie e anche mio suocero stanno sempre davanti al televisore, sempre a guardarlo. A Domenica Inn si fa un sacco di risate, io magari un po' meno perché qualche volta so di servizio. Ah già, lei lavora qualche volta la domenica. Sì, anche la domenica io lavoro, no, voglio comunicare. Zara 87, Zara 87, lo sapete chi ho io come cliente qui oggi? Pippo Baudo, Domenica Inn, io, Teresa, mia moglie e mio figlio e mio socio, andiamo a Domenica Inn. Guardateci, passo e chiudo. Ci fermiamo, adesso siamo arrivati. Ecco lì, Rai Televisione Italiana. Ecco Pippo Paolo, vengo subito. Prego Pippo Paolo. Eccoci qui arrivati. Grazie di tutto. Allora veniamo io, mia moglie, mio figlio, mio socio con la bella pazza e tipo la cordetta. Ti aspetto, lavoriamo in ingegneria. Arrivederci. Arrivederci, andiamo avanti con il programma, voi studio. Ah, bellissimo, come fosse una diretta. Sono grandi soddisfazioni. Ma non è stata l'unica volta, vero? Anche in Sono un fenomeno paranormale. Sì, era la parodia di un certo Uri Geller. Ti ricordi, era un personaggio strano che picava le forchette, i coltelli, eccetera. E c'è stato questo film con la regia di Sergio Corbucci. E allora ci voleva un presentatore e lui faceva la parte di Uri Geller. E abbiamo girato. C'hai il filmato? No, è bellissimo. Bellissimo, perché ci hanno consegnato un copione, il regista era Sergio Corbucci, e allora Alberto mi ha chiamato in camera e mi ha detto: ma tu hai letto il suo copione? È una faccata. Ho detto: Alberto, però è scritto così. Vabbè, improvvisiamo, dai, facciamo una cosa nostra, improvvisiamola. Allora Sergio Corbucci ha messo tre cineprese, una per il totale e due per i primi piani, mio e di Alberto. Noi siamo andati, l'abbiamo fatta tutta di seguito, 10 minuti di filmato senza interruzione. Alla fine arriva Sergio Corbucci e dice: perfetto, non devo fare nient'altro, basta così. Mario Cecchigori, grande produttore che mi aveva scritturato per quel ruolo, si avvicina e mi dice: caro Pippo, e adesso io che cosa devo fare con te? Lo prego, tu eri scritturato per un giorno per fare questa posa, sei arrivato e hai fatto tutto con il grande Alberto Sordi in 10 minuti. C'è una cifra per te? Non ci sono cifre per te. C'è l'amicizia e basta. E non mi ha dato da dire. Ah, bellissimo. Discorso perfetto. Perfetto. Sono tornato a casa contento, ma senza soldi. Meraviglioso. E un'altra cosa di cui non abbiamo le immagini è quando tu hai avuto a Domenica Inn Alberto Sordi e Carlo Verdone che facevano papà e figlio. Che risate. L'ha accompagnato lui, il viaggio con papà. Il viaggio con papà. L'ha accompagnata Domenica Inn, ha incontrato per casa Bernacca. Bernacca, Colonnello Bernacca, non so se qualcuno se lo ricorda, dava le previsioni del tempo. Che tempo fa? Non sapeva niente perché è stato un incontro casuale. Ha detto: beh, non lo so, devo consultare. Tanto tu dici un sacco di fregnacce. L'ha distrutto completamente. Ha distrutto il Colonnello Bernacca. Ma qual è il tuo film preferito di Albertone? Una vita difficile. È un ruolo difficilissimo, bello, importante, un film attuale, un grande film, ma tutti i film di Alberto sono grandi, anche l'ultimo che io presentai, perché devo dirvi una cosa di Alberto Sordi. Alberto Sordi era risparmiatore, poi abbiamo visto che non lo era per niente perché è stato generosissimo, aveva soltanto un tallone d'Achille, un amaro, il Campari Soda. Ah sì? Appena beveva un Campari Soda un po' marronava. Allora, siccome allora delle Vittorie si usava di fare un buffet dietro con tutti gli amari, con aperitivi, con stuzzichini eccetera, io dicevo: nascondete una Campari Soda, nascondete il Campari Soda. Allora Alberto veniva e diceva: oh, ma il Campari Soda non c'è il Campari, purtroppo sta marca non c'è, non esiste. E gli portava il Recoaro, sai, quelle cose, quelle cose analcoliche. Assaggiava, diceva: sto Campari Soda non lo posso. Campari Soda c'è, te lo faccio portare alla fine. Ah, bravissimo. Allora glielo dava alla fine come premio, aveva sto Campari Soda e si rilassava ed era felice e si rilassava. Non abbiamo mai provato gli sketch, non li abbiamo mai provato. Ah, tutto mai tutto in vera diretta. Diceva: Alberto, vogliamo provare un po' in camerino, ma tu la sai la parte? No, io vengo dietro e io ti seguo. È favoloso.
Vediamo un altro frammento da una tua trasmissione dove Alberto Sordi fu ospite, Fantastico 5. Ah, sì, sì. Ma chiamala, bambina mia, dai, dai, dai. A me non me la danno Maradona, lui, i bracci. Ma non è che ti capita, loro sono cattivi. Ti mangio, ti mozzico, mi fai paura. Ma bambina mia. Ti mangio, ti mozzico, mi fai paura. Ma come ti mangio? Ti avete tutto dietro, ti mangio. Ma chi ti mangia? Ti mozzico. Ma siamo in Italia, nessuno ti mangia. In America sì che c'è paura, ovviamente, che mangiano le bambine. Davvero? E in America le mangiano sì, ma in Italia. Oh, noi stiamo a Roma, che se mangiamo le bambine? Cioè, ma la bacchia. Ma che stiamo a mangiare? E mangiamo la bambina. Non ti mangio. Ma la senti? Adesso la sentivo parlare, no? Sì, sì. Lei mi fece, ma si che no, ma si che no, ma si che no. A chi assomigliava? A Stallio. A Stallio. Oddio, quando si parla di Stallio... Stallio! Olio! Si parla di olio perché la tua prima attività come è iniziata? I miei primi passi li ho mossi proprio con la voce di olio. Di olio verano. Sembravamo Stallio Olio io e lei. Vogliamo ricreare quell'atmosfera di Stallio Olio, questi comici che sono cari al nostro cuore, al nostro ricordo, che sono amati anche dai ragazzi di oggi. Mi piace Stanley Olio. Vuoi fare Stallio? Mi piace. Io Stallio. E tu fai ovviamente olio. Facciamo Stallio Olio? Se ti va, ti va. Sì. A Fantastico 5, Stallio ed Olio. Stallio. Dimmi, Olio. Mi vuoi spiegare per quale ragione ti sei travestita da leggiata fanciullina? Tutta bionda, tutta nuda, scandalosa porcellina? Un'altra occasione bella condivisa, caro Fabrizio. Ad averne di ospiti così, arriva un ospite così e il programma è già fatto. Poi hanno ballato insieme, hanno cantato e Eder si è appoggiato con la testa sulla giacca, sì. E il cerone ha macchiato la giacca. E Alberto era affezionatissimo, che era già, mi ha detto, senti un po', o mi fai lavare bene questa giacca o non ti saluto più. Io sono andato in lavanderia e ho detto, guardate, chiedetemi quello che volete. Ma mettete a nuovo questa giacca. Mi sono presentato a casa sua con la giacca pulita, sulla croccia, sì. Eccola. Meraviglioso. Questo è un rapporto di amicizia profonda. Ma di affetto, di affetto. Amicizia. Mi voleva bene. Senti, andiamo al centro. Mentre sì. Parliamo un attimo di te. Parliamo un attimo del fatto che tu, il 6 febbraio del 66, cioè quindi più di 50 anni fa, sei andato in onda con la prima puntata di Sette Voci. Sì. No? Quindi è una carriera che va oltre i 50 anni. Sì, che non doveva andare in onda, Tra l'altro, perché era stata esclusa, è stata cancellata, messa da parte, non cancellata, messa da parte. Poi per fortuna non arrivò la copia di Rin Tin Tin e allora un certo Jacobacci, che era un dirigente, disse, vabbè, cosa abbiamo di non trasmesso? C'è Sette Voci, mandare in onda Sette Voci. Fu un grande successo subito e poi iniziò da lì la mia carriera. Quindi hai mandato un po' di mangime a Rin Tin Tin, sì. Per ringraziarlo. Il mio nome tutelare è lui. Quindi 50 anni al top e mi sembra che l'entusiasmo sia sempre lo stesso. Guarda, mi sento un ragazzo, io ho compiuto 18 anni, stavo bello, dicendo. Sì. Guarda, è favolosa questa. Questo è auguri, questo è Pippo, lapsus. Auguri! Li hai appena compiuti. Lapsus freudiano. Bella questa. Ne ho compiuti 80, a dire la verità. 80, ma non mi sento addosso. Devo dire che guardando come sono, ovviamente non ho la stessa energia, la stessa qualità estetica, perché gli anni passano per tutti, però il cervello funziona. Quindi se qualcuno volesse utilizzarlo, lo metto a disposizione. Un cervello che funziona alla grande, da conduttore, da organizzatore, anche da regista, perché tu sei stato anche un po' da pensatore, anche da musicista, insomma. Ma anche da talent scout, perché tu hai scoperto degli artisti straordinari, cioè hai scovato degli artisti. Io ho scoperto lei del Parisi, Lorella Cuccarini, che sta nel mio cuore, e poi ho scoperto Beppe Grillo.
Quello dovrei averlo sulla coscienza. Infatti ti volevo chiedere se sei più orgoglioso o pentito. No, però il 7 giugno mi ha chiamato Beppe e mi ha detto: parliamo soltanto di noi due amici. Bello. Niente politica, niente, con me non parla mai di politica. Quando sono andato a vedere al Brancaccio, ha fatto una serata qui, la prima parte l'ha improvvisata tutta, l'ha dedicata a me, parlava di me e di lui, dei nostri rapporti. Beppe è stato un grande, e ancora è un grande comico. Speriamo che ritorni a farlo. Favoloso. Senti, prima di andare al premio, sei stato festeggiato dappertutto, anche su Rai 1. Bene, bene, bene. Tanto da Rai 1, anche da Mediaset, sui da social, tutti. Sui social. Sui social, sì, tutti vanno. È una cosa bella, ti accorgi che qualche cosa hai seminato, che in fondo in questo stivale un posticino ce l'ha anche Pippo. Grande Pippo, bello. E adesso, caro Pippo, Stefania Binetti leggerà la motivazione del tuo premio. A Pippo Baudo, simbolo intramontabile della televisione italiana, che ha saputo inventare un nuovo genere di conduzione misurata e garbata, per il suo sostegno alla comunità di San Patrignano, da sempre impegnata nell'accoglienza e nel recupero di ragazzi con gravi problemi di tossicodipendenza. Ecco, io vorrei rivolgere, grazie per questa motivazione, un pensiero a San Patrignano. Io sono tra i soci, diciamo, e i sostenitori di San Patrignano, una realtà che è stata creata da Vincenzo Muccioli e che adesso è aiutata moltissimo da una coppia famosa, cioè Gianmarco e Letizia Moratti. E guardate che visitare questa comunità di tossicodipendenti, di ragazzi perduti che vengono recuperati e che poi vengono restituiti alla vita attiva, è una gioia profonda. Io quando ho un giorno libero vado a San Patrignano e mi sento a casa mia. Caro Pippo, l'avvocato Giorgio Assumma merita una menzione particolare. La nostra amicizia risale agli anni 20. Comunque, ci siamo conosciuti sul Carso. Io ho anticipato l'ottantesimo anno di circa 2 anni e quando ho fatto gli auguri ho detto: guarda Pippo, ti posso dire che la vita comincia ad 80 anni. Io devo molto a questo avvocato è un grande avvocato, ma è un grande amico, una persona spontanea, simpatica. Io quando ho qualche problema, ne ho avuti tanti nella mia vita, anche di natura sentimentale, allora vado sempre da lui e lui è sempre è il mio buon curato, è quello che mi consiglia bene, non è l'avvocato, è l'amico avvocato. Avvocato Assumma, vuole aggiungere un episodio, un aneddoto a questa grande tu amicizia? Tu hai cominciato nel 67. Sì, ho incominciato prima. Prima, vabbè, nel 67 c'è vabbè, stata 67, la... Sì. Tu ricorderai che nel 68 sì. Noi fummo involontariamente testimoni di una truffa al Festival di Sanremo. Ah sì? Me lo ricordo benissimo, la storia di Louis Armstrong. Louis Armstrong... cantò una canzone in coppia con Lara St. Paul, cioè Lara St. Paul era la cantante italiana e lui rappresentava i cantanti stranieri, quell'anno c'erano gli stranieri, sì. C'era Erta Kitt, c'era Dionne Warwick che cantò La voce del silenzio, dei cantanti, c'era Roberto Carlos che vinse in coppia con Sergio Endrico, Canzone per te, e quando Armstrong cantò in italiano un po' borracciato, ciao stasera sono qui, mi va di cantare perché sei con me, alla fine, applaudito, riprese la tromba in bocca perché incominciò a fare il concerto. Oh, when the sense, come I see. Allora Gianni Ravera, gli ho detto, vai, vai! Io piglio il foulard che c'avevo. Cosa ho fatto? Gliel'ho messo in... L'hai preso e l'ha portato fuori dal palco perché lui era stato iscritto come partecipante alla gara, ma non lo sapeva. No. Gli avevano detto che doveva venire per fare un concerto e quindi lui pensava che quella prima canzone che invece partecipava alla gara fosse l'apertura del concerto. No, Pippo Baudo lo prese di peso, lo abbracciò e lo spinse dietro le quinte dove c'erano 3 persone che lo caricarono, lo portarono lo fuori, caricarono lo mise... hai portato via Louis Armstrong, sì. Poi l'ho rivisto una settimana dopo
era a Milano in televisione per, fare, per cantare un pezzo di Gordy Kramer, si chiamava Ciao Grassa, 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 appena mi ha visto mi ha detto "You!" Mamma no. mia, ho detto mi ha riconosciuto. Con l'abbrone di Satchmo. Mamma l'ha mia. Spaventato. Caro Pippo, premio Alberto Sordi a Pippo Baudo, grazie Benedetta. Io diceva Alberto Sordi che i premi non lo immalinconivano. Quando riceveva questi premi, lui mi disse: io sono contento, ma sento anche un po' di malinconia, perché ricordo tutti gli amici con cui ho iniziato la carriera e purtroppo molti di loro non hanno raggiunto il mio traguardo. E allora vorrei rivolgere anch'io lo stesso pensiero, e rivolgo un pensiero a tre colleghi con i quali ho avuto il debutto più sconvolgente della mia vita, a Studio 1. E cioè Enzo Tortora, Corrado e Mike Bongiorno. Grazie. Pippo, grazie. Dobbiamo andare al backdrop per fare la foto di Rito. Vieni, vieni. Per ricordare questo bellissimo momento. E adesso l'impresa della serata, avvocato. Lui so che deve partire, eh? Devi partire tu stasera. Non è che puoi però accennare due note di una tua famosa canzone. Vai, vai, vai. Ti leggi tu il microfono? Sì, microfono, guarda ce n'è uno qua. Vai, vai, ti serve? E per forza. Come fai? Com'è? E per forza. Allora, questo è un bel pianoforte, perché vi racconto la storia del costruttore di questo pianoforte, si chiama Fazioli. Questo signore faceva l'ebanista, cioè faceva dei mobili, lui è un veneto, e a un certo momento è stato preso dalla passione per la musica, ha abbandonato la sua fabbrica di mobili e fa soltanto pianoforti. I Fazioli sono considerati oggi come oggi tra i pianoforti più importanti, più ricercati, come uno Steinway addirittura. E quindi è vanto e onore alla genialità italiana. E c'è una canzone che ho scritto per Sacha Distel. Andai a Parigi col maestro Tony De Vita, primo fidanzato di Mina, e presentavi questa canzone. Lui era appena sposato, ascoltò il pezzo e mi disse: domani lo registriamo. E l'indomani l'abbiamo registrato, era la quadriglia. E voilà, garçon, ses filles, nous faisons la quadrille. E ballerete sino a quando canterò, i vostri passi conterò. E se nessuno ancor ballare non lo sa, in poco tempo imparerà. Qui ci vorrebbe un vostro coro. La 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 la. Lo facciamo? One, two, three e la 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 la. Il suo nome è Donna Rosa, cara, bella. Tu mi hai detto di cantare e suonare, io non smetto più, eh. Sorridente e deliziosa, e voleve, può sembrare capricciosa, Donna Rosa, ma son certo che mi sposa. Lei voleve, sono sincero e confesserò, non ce la faccio a smettere, perché mi piace tanto stare in vostra compagnia, godere della vostra simpatia, stare con voi, ricevere premi e fare questo mestiere che, anche se ho compiuto 80 anni, ancora mi piace assai. Grande! Il microfono ce l'hai per Pippo? Grande Pippo! Pippo, ascolta. Ascolta.
Abbiamo guarda. Grazie. Grande Pippo. Viva Sordi. Viva Albertone. Grazie. Prima di salutarti, dimmi. Hai parlato prima anche con commozione. Voi state registrando tutta questa roba? Lei sì. Mandatela alla RAI, mi raccomando. Allora, ti dicevo che prima hai parlato. Il direttore di RAI 1 si chiama Andrea Fabiano. Adesso gli mando questa. Alla sua attenzione. Dimmi. Dicevo. Hai parlato prima con grande emozione della tua esperienza con San Patrignano. Sì. Perché evidentemente è una cosa che ti sta a cuore e alla quale dedichi molto tempo del tuo tempo. Molto del tuo tempo. E allora, tra i mille auguri che hai ricevuto in questi giorni straordinari, abbiamo un filmato che testimonia l'affetto e la commozione di tutti gli amici di San Patrignano nel giorno del tuo compleanno. Guarda un po' che augurio che hanno mandato a Pippo. Per i suoi 80. Ma che bello Fabrizio. Sono 2000 ragazzi, sono 2000 che si sono persi per colpa della droga, sono stati recuperati. E c'è la festa che si fa ogni anno, che si chiama Abbracci, nella quale molti di loro lasciano questa casa perché hanno superato il periodo di recupero. Ed è bello quell'abbraccio che ci scambiamo ogni volta per dire viva la vita, viva San Patrignano, c'è tempo sempre per guarire. Grande Pippo Baudo! Grazie Pippo. Grazie Patrizio, grazie Giorgio, grazie a te. Grande. Purtroppo devo lasciarmi. Lo sappiamo che devi partire e... Devo andare a Milano, perché da quando ho 80 anni lavoro tutti i giorni. Devo andare a Milano. No, ho uno spettacolo molto bello dell'Associazione Nazionale Carabinieri che festeggia 130 anni e faremo un grande spettacolo a Piazza Duomo con la banda dei Carabinieri, ovviamente, con tanti cantanti, comici eccetera, e quindi devo andare a provare lì domani mattina, devo essere là. Bene, in bocca porterò al lupo. I vostri saluti ai Carabinieri. Grazie. Dei secoli fedeli. Grazie Fabrizio. Ciao Pippo Baudo.